Io sono Grizzly, lui è Kent, la mia decorazione personale, questo è Diario di Viaggio on the road, e tutti e due vi diciamo benvenuti a bordo, viaggiatori, e buone feste! Periodo delle feste, quando finalmente arriva il momento in cui è possibile rilassarsi per un attimo, mettersi in poltrona o sul divano, sotto la copertina di lana, magari si guarda un bel film natalizio come i cinepanettoni. No, no. Come gli omnipresenti, una poltrona per due e mamma ho perso l'aereo. No, nemmeno. Beh, io, come ben sapete, ho smesso di guardare la televisione da un po', quindi quello che mi porta nel clima festaiolo, più che guardare un film o un cartone animato, o guardare l'omnipresente Canto di Natale in una delle 150 milioni di versioni esistenti, considero molto rilassante e mi fa entrare un po' in quello che dovrebbe essere il mood delle feste, leggere un buon libro. In tutta la mia vita, prima del lettore ebook, non ho letto tanti libri quanti ne sto leggendo adesso. Ho regalato un Kindle a mia madre, e anche lei l'ho convertita all'ebook reader, e sta leggendo anche lei tantissimo. E questa volta voglio segnalarvi un libro, voglio parlarvi di un romanzo, di un breve romanzo di fantascienza, che secondo me è il romanzo ideale per questo clima festivo, perché pur essendo un romanzo di fantascienza, ed è un romanzo di fantascienza solo per quello che viene fuori sul finale, che naturalmente non vi spoilerò, c'è una cosa che dici «va bene, non è una cosa reale». Però una cosa talmente poetica, l'ho trovato talmente poetico, talmente profondo, che è un romanzo che veramente mi ha commosso. Allora, il romanzo è Strangers, dell'autore Dean Koontz. È un romanzo un pochino datato, è stato pubblicato nel 1986. E prima che mi diciate «sì, è un romanzo di fantascienza del 1986, cosa mi interessa?» E vabbè, però il Canto di Natale di Dickens è ancora più vecchio, quindi ci può anche stare. Comunque, mi era stato segnalato l'autore Dean Koontz, e io ho letto tantissima roba, ma veramente tantissima roba. Dean Koontz ha scritto, credo, una sessantina di romanzi, forse qualcuno in meno, qualcuno in più, 55, 65, non mi ricordo il numero esatto, ma ho letto quasi tutti i suoi romanzi, i suoi racconti brevi e le sue raccolte. Strangers comincia con raccontarci la storia di alcuni personaggi totalmente slegati fra di loro. Questi personaggi hanno una cosa in comune, una cosa particolarmente strana. Hanno delle improvvise, possiamo definirle crisi di panico, proprio invalidanti, scatenate da determinati fattori, però scatenate in momenti totalmente casuali e con cose normalissime. Un ragazzo vede un paio di guanti e improvvisamente si sente mancare il respiro, e viene questa crisi, scappa, ha un vuoto di memoria, però poi riguarda i guanti, riguarda gli strumenti che gli hanno provocato questa crisi, e non sa perché. Uno dei personaggi ha una clamorosa paura del buio, ma non riesce a capire perché ha questa clamorosa paura del buio. Tutti i personaggi hanno delle allucinazioni stranissime, molto vivide e, oserei dire, molto violente. E tutti quanti, piano piano, cercando di ricostruire il passato, cercando di capire che cosa porta a queste allucinazioni, che cosa porta a queste crisi di panico, si ritrovano in un hotel, veramente in un motel, in mezzo al deserto quasi, in un posto molto fuori mano, a cercare di percorrere che cosa è successo nel loro passato che li ha portati a questo punto. Ed è lì che poi si scopre una storia più grande di loro, ed è lì che poi il lettore che si è fatto un'idea su quello che potrebbe essere, per via delle allucinazioni che hanno queste persone, per via di quello che hanno in comune, per via del fatto che hanno un vuoto di memoria che riguarda un determinato periodo,
tu che leggi il romanzo ti fai un'idea, e quell'idea è completamente sbagliata. Quando viene fuori qual è la vera cosa? La cosa che viene fuori è, come ripeto, veramente toccante. Mi è piaciuto tantissimo. Ho letto appunto una sessantina di romanzi di Dean Koontz, forse qualcuno in più, perché tra romanzi e raccolte di racconti brevi, e Strangers è quello che mi è piaciuto più di tutti. È una storia toccante, è un racconto di fantascienza bellissimo, poetico. Secondo me è il racconto ideale per chi vuole entrare in questo periodo di festa, in quello che dovrebbe essere lo spirito natalizio, in maniera diversa dai classici film di Natale, dai classici cinepanettoni o del classico canto di Natale in 100.000 salse diverse. Quindi il consiglio che vi do per queste feste è: spegnete la televisione e prendete in mano un buon libro. Il libro che vi consiglio per queste feste è Strangers di Dean Koontz. Dategli un'occhiata, se l'avete già letto in passato, e vi consiglio di rileggerlo. Sono sicuro che questo consiglio, se l'avete già letto, lo prenderete in considerazione, perché è un romanzo che merita anche di essere riletto. Anzi, probabilmente, visto che io l'ho letto proprio durante le feste scorse, l'anno scorso, probabilmente quest'anno lo rileggerò, perché è molto cupo, molto pesante, ma eppure questa cosa finale lo rende molto toccante, molto poetico. L'ho trovato bellissimo, una narrazione eccezionale, un romanzo che merita tantissimo, quindi... Tra l'altro, se trovo qualche edizione, o in ebook o in cartaceo, a un costo decente, ve la segnalo sul doobly-doo. Se ci sarà un link di Amazon sul doobly-doo, non sarà un link di partnership, perché ho cancellato la mia partnership con Amazon, di questo ne parlerò l'anno prossimo. Bene ragazzi, quindi direi che fondamentalmente ho concluso, è un vlog veloce, volevo appunto parlarvi di questo romanzo, di Strangers di Dean Koontz. Tra le altre cose, se poi lo leggete e vi è incuriosito, vi consiglio anche di dare un'altra occhiata a tutti gli altri romanzi, racconti e raccolte di racconti di Dean Koontz, perché, come ripeto, è un autore molto bravo e merita tantissimo. Comunque, secondo me, Strangers è un romanzo veramente eccellente, che merita di essere letto come romanzo natalizio. Bene ragazzi, io come sempre vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog assieme a me. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, se avete letto Strangers e vi è piaciuto, se siete incuriositi da Strangers, o comunque di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici. Potete condividerlo usando i bottoni di condivisione che trovate in fondo al video, o in alto se siete sul dispositivo mobile. Vi ricordo di condividere questo vlog con i vostri amici, eventualmente su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, se non l'avete già fatto, è gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto, e soprattutto dovreste poter ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Vi ricordo di iscrivervi anche al mio canale Telegram, vi permetterà di ricevere più facilmente notifiche quando pubblico nuovi video e altre piccole curiosità sul mio canale. Bene, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!